ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Minecraft, un grande ritorno di Minecraft. E voi direte, what? Cosa sono queste, tutte queste scritture e tutte queste strutture giganti e cose varie? Beh, ve lo spiego subito. Hanno fatto un nuovo aggiornamento e hanno aggiunto un minigioco davvero particolare, ossia si chiama La Planata. Allora, noi adesso non saremo online ovviamente, non saremo online visto che l'abbonamento, diciamo, online mi è finito e quindi ben presto lo rifarò. Comunque, non siamo nel nostro mondo perché appunto volevo provare con voi questo nuovo minigioco che hanno aggiunto e sono veramente molto emozionata, visto che insomma diciamo che comunque il Minecraft di Xbox 360 si stia pian piano avvicinando nel Minecraft, diciamo, del computer o cose varie. Allora, siamo nella caverna. Per aumentare la velocità, mi fai attenzione. Allora, io vi dico che non ho mai, diciamo, volato su Minecraft, quindi di preciso non so proprio come si faccia e cose varie. Sarà la prima volta e appunto ci tenevo a provarla con voi. Ecco, torno in solitaria. Ok, ragazzi. Ok, proviamo a volare così poi proveremo in prima persona. Proviamo così. No, non è vero. Ok. È a tempo, ragazzi, Oddio. Ok. No. Ok, forse non era la cosa migliore da fare. Comunque, riprendiamo velocità, passiamo qui sotto. Cioè, ragazzi, è veramente figo. Non potete capire. Per come prima volta più o meno va bene, dai, direi che. Oh mio Dio, ragazzi, siamo ancora vivi. Ok. Ok, qui c'è qualcosa. Bene. Ok. Dove sto andando? Scintolina. Ok. Dai. Ok, ho preso velocità. Non sapevo dove andare. Ok, prendiamo velocità e giriamo. Andiamo e prendiamo la rincorsa. Cavolo, è veramente difficile, ragazzi. Cioè, pensavo fosse più facile, insomma, una cosa così tranquilla. Ok, proviamo a passare di sopra. Cavolo. Ah, ok, ci ha fatto ripartire da qui. Bene. Ok. No, l'acqua no. Cavolo. Ok, non dobbiamo toccare l'acqua. Questo l'avevo intuito. Ok, per fortuna si scende e non si sale. Ok, questo potrebbe darci la rincorsa per fare qualcosa. Ok. Oh mio Dio, perfetto, per fortuna non siamo morti. Bene, saliamo su che è meglio. Ok, lì vedo una rincorsa bella e buona. Ok. Cavolo, non mi ero accorta che c'erano tutte quelle cose. Ok, allora passiamo per di qua e saliamo sempre di più. Ok, qui c'è anche un'altra rincorsa. Bene, 2 minuti, ragazzi, credo che potremmo fare di meglio, veramente. Oddio, penso c'era una strada lì. Ok, invece no, a quanto pare. Vabbè, passiamo di sopra e prendiamo un po' di rincorsa da qui. Bene. Fighissimo. Cavolo. Ok, siamo arrivati forse. Sì. Ok, abbiamo finito in 3 minuti 16 secondi.
Ok ragazzi, è stato molto divertente, devo essere sincera. Ora proveremo invece così, vediamo. No. Video opzioni. Ok, no, bene, siamo qui su. Non so cos'è. Bene, molto felice. Ok, aspettate. No. Vabbè, comunque, quindi vi volevo dire che se vi piace magari questa tipologia di cose, potrei portarla più spesso sul canale. Quindi planata, queste cose varie, possiamo provare diversi tipi. Ora io ho scelto corsa contro il tempo, ma ce n'era anche un altro tipo, quindi magari dopo andiamo a provarlo. Consisteva in, insomma, tipo un percorso semplicissimo dove appunto si faceva cose varie. Cioè un percorso, credo, così normale, però magari senza tempo, credo. Quindi potrebbe essere diverso, come no. Comunque dopo lo andiamo a provare. Allora adesso vediamo, proviamo a volare in prima persona e vediamo come magari potrebbe essere più comodo. Cioè, se è più comodo volare in prima persona o in terza. Credo comunque più in prima, perché magari vedi di più tutto quanto o cose varie, può darsi. Ok, vai Fra. Vorrei anche provare come con altre persone, poi lo proveremo. Ok, oh mio Dio ragazzi, in prima persona è spettacolare. Wow, un po' difficile, ma è più bello di in terza. Devo essere sincera, anche se io amo giocare in terza persona. Come ho toccato? Io amo giocare in terza persona, però in questo caso mi piace veramente volare in prima. Magari nel nostro mondo di Minecraft potremo provare a creare appunto una, che non mi ricordo come si chiamano le ali, oddio. Vabbè, comunque avete capito, potremo anche provarla a creare e vediamo, in teoria si dovrebbe riuscire, annaggia, si potrebbe riuscire a volare con, mi sembra, i fuochi d'artificio, in teoria, adesso non lo so. Ok, però mi sa che hanno aggiunto soltanto questo tipo di gara, cioè soltanto in caverna. Credo che poi prossimamente aggiungeranno altri, perché sono ovviamente sempre uguali, non credo sia la migliore idea. Però comunque è stata veramente un'idea fantastica e hanno fatto bene ad aggiungerlo, perché magari hanno fatto felice molte persone. Ora, questo aggiornamento c'era anche da un bel po', devo dire, però non l'ho mai fatto, non l'ho mai portato, perché sinceramente non ho mai fatto appunto l'aggiornamento, non ho mai svolto l'aggiornamento e quindi ovviamente non l'ho mai portato in questo modo, però non importa. Bene, ora proviamo ad andare qui. Prendiamo un po' di quota, bene, bene, bene. Ok, proviamo a passare in altri punti. E forse ho sbagliato. No, non ho sbagliato. Ragazzi, oddio, mi sono salvata per poco, devo essere sincera. No. Ok. Ora non ci giro di là, basta. Ok, qui prendiamo la rincorsa. Voliamo un pochino. E forse ce la facciamo prima dell'altro tentativo. Sì! Ce l'abbiamo fatta, e come? Un minuto prima, 2 minuti e 8 secondi. Perché volo? Non lo so, bravo. Comunque, adesso ci vediamo fra poco, perché vado a vedere l'altra. Ok ragazzi, ho fatto questo tipo attacco a punteggio, quindi vediamo come funziona. Ok, andiamo subito a vedere. Appunto, come vedete, la cosa è sempre la stessa, quindi caverna, perché appunto evidentemente hanno creato soltanto una sola cosina, diciamo. Poi vedremo, perché sono appunto altre due minigiochi che appunto abbiamo già provato, però sarei felice comunque se vi va di riportarli sul canale. Allora, intanto vediamo così. Che cavolo è? È un po' tipo storto. Ok, io vedo già dei cerchi che potrebbero essere buoni, appunto attacco a punteggio, evidentemente per questo motivo. Ok, qui c'era un altro. Bene,
prendiamo un po' quota, facciamo così e andiamo sotto. Bene. Wow. Cerchiamo di non morire. Beh, almeno ci proviamo, poi dipende. Dipende molto, dipende. Wow. Ok, ce la stiamo facendo fino ad adesso. Magari facciamo anche il nostro record. Sarebbe un divieto. Ok. Cerchiamo di non morire qui. Cavolo, cavolo, ok. No! No! No, 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 no! Cavolo. Ok, raga. Sono riuscita a riprendere quota. Oh mio Dio, ragazzi, ci siamo veramente salvati per poco adesso. Ok, punto di controllo. Ok, vediamo di riprendere questo, sì. Cavolo, prendi quota. Ok, qui c'è questo. No! Cavolo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, però purtroppo abbiamo sbattuto sopra. Ok, vai. No. Ah, non abbiamo fatto meglio di prima. Ok, proviamo a passare di qua, forse al meglio. Ok, sì, è molto meglio. Ok, prendiamo questo cerchio e anche quest'altro. E riprendiamo quota. Ok. Prendiamo questo cerchio giallo. Dai. La legame non mi sembra una cosa buona, però... Cavolo, ce l'avevo fatta a prenderlo. Oh, volevo provare, ma non ci sono riuscita. Adesso, ragazzi, riproviamo, eh? Perché io voglio assolutamente provare a non morire. Quindi andiamo magari alle parti che potrebbero esserci più sicure e poi... Dai. Come si fa a raggiungerlo quello celeste? Mi spiegate? Dai che ce l'abbiamo fatta! No, non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Ma è impossibile prenderlo quello, cioè scusate. Cioè non ci voglio credere, ragazzi, siamo morti alla fine! Ma anche adesso, basta! E adesso penso soltanto a raggiungere questo. Ecco, ok. Ben... No, ce l'abbiamo fatta proprio per poco. Ok, abbiamo fatto il peggior punteggio fino ad adesso. Quindi abbiamo fatto veramente schifo. Comunque però abbiamo fatto 93 punti. Quindi, va bene. Allora ragazzi, ci riproviamo l'ultima volta e vediamo se riusciamo a non morire. Non voglio i punti sinceramente, ma in realtà voglio riuscire a compiere questo percorso senza mai morire. Questa è una sfida secondo me molto molto difficile perché è molto articolata, però direi di provarla in prima persona, forse è più facile. Almeno lo spero. Non penserò a prendere troppi punti perché poi non voglio rischiare se non voglio morire. Quindi andiamo sul sicuro, vogliamo bassi e siamo tranquilli. Bene, possiamo riuscire subito a prendere questo verde. Ok, se riusciamo a prenderli li prenderemo, se no sinceramente non mi interessa. Perché voglio soltanto riuscire a compiere questo senza morire, questo percorso che sarebbe veramente una soddisfazione. Bene, passiamo qui, che ci rende la vita più facile. Ok, andiamo sopra che almeno possiamo prendere sempre velocità. Ok, cerchiamo di non prendere l'acqua. E l'ho presa. No, non voglio morire. Ok, ecco. Ci ha aiutato tantissimo questo e anche questi ci aiutano, bene. Fortunatamente abbiamo raggiunto una... Cioè, stiamo per morire ad una parte che potevamo raggiungere facilmente.
per fortuna in realtà. Questo ci dà velocità. No, 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 no! Cavolo! Ok, adesso non moriremo. Sono sicura che non moriremo. Perché sono preparata adesso. Ok. Dai, però, mamma mia! Mi ricorderò di passare di qua la prossima volta. Mi ricorderò. Ok. No, me lo sono andata a cercare. Me la sono andata a cercare adesso. Veramente. Già che ci siamo. Beh. Ok. Beh, almeno la soddisfazione è che abbiamo comunque preso quello celeste. Almeno questo, ora. Li abbiamo presi tutti e tre. No! Cavolo, per poco! Comunque l'abbiamo preso, l'abbiamo anche sorpassato. Dai, ho sbattuto sopra, vi rendete conto? Ok, adesso basta. Ma no, non ci credo. Pensiamo solo ad arrivare alla fine. Beh, ok. Sto veramente difficile, ragazzi. Bene, comunque direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!